Beyoncé è regina di bellezza, ecco come ottenere uno sguardo come il suo. A rivelarlo è Sir John, make-up artiste di Beyoncé, la forma delle sue sopracciglia è quella perfetta. E ogni donna dovrebbe copiarla, per avere uno sguardo aperto, luminoso. Proprio come quello di Queen Bee, ecco come realizzarle, quelle sopracciglia, per sentirsi una reginetta se non della musica quantomeno di bellezza. Sopracciglia, le regole da seguire. In tema beauty, Sir John è un grande esperto. È lui, il fidato make-up artiste di Beyoncé. Ed è proprio la pop star che, a parer suo, ha le sopracciglia più belle di tutto lo showbiz. Sarebbero addirittura più belle, le sue, di quelle di Cara Delevingne. Che in tema di sopracciglia, naturali e un po' selvagge è una delle voci più autorevoli. Pettinate verso l'esterno, e con una curvatura impeccabile, le sopracciglia di Beyoncé avrebbero una forma perfetta, capace di far risaltare lo sguardo di ogni donna. Del resto, chi meglio di Sir John può intendersene? È sua, la mano dietro a bellezze del calibro di Karlie Kloss, Kim Kardashian, Gabrielle Union, Jordan Dunn, Joan Smalls, Ashley Graham. Ed è lui che, intervistato dal sito Birdie.com, ha dichiarato che, per avere uno sguardo luminoso, bisogna evitare per le proprie sopracciglia linee troppo dritte, archi eccessivamente ampi e forme estruse. È necessario adottare, al contrario, una forma universale che, con qualsiasi make-up e con qualsiasi pettinatura, si sposi alla perfezione. Ecco perché bisognerebbe prendere esempio da Beyoncé, per uno sguardo come il suo, è necessario assecondare la forma naturale delle proprie sopracciglia, e pettinarle con accuratezza verso l'angolo esterno dell'occhio. La giusta lunghezza? Non deve superare mai il punto in cui l'occhio verso la tempia termina. In caso alcuni peli sfuggano a quel punto, basta andare di pinzetta e il gioco è fatto. In fondo, fidarsi di Queen Bee è semplice, è così evidente, la sua bellezza. Basta guardare gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, camicia a fiori e pantaloni fucsia, Beyoncé è mica all'obiettivo. Ed è più sexy che mai. Intanto, la regina della musica mondiale si dedica al lavoro. E lo fa dalla spiaggia di Malibu dove, in abito verde e capelli al vento, ha girato un nuovo video. Un video top secret, di cui nulla si sa. Solo la location, in cui Beyoncé è stata vista con una rosa rossa tra le mani. Che sia la clip musicale diretta da Michel Gondry, regista di Se mi lasci ti cancello, di cui da tempo si parla. Non è dato sapere. E non è dato sapere cosa ne pensi del curioso episodio che ha visto protagonista il suo album Lemonade. Nella sua versione vinile, alcune copie sono state vittime di un errore di stampa. Ci è entrata infatti per sbaglio la musica di Phil Battle, disco di una band punk canadese gli Zex che ha condiviso il divertente fatto sulla sua pagina Facebook. E non è neppure la prima volta che succede, una cosa di questo tipo, un lato di V-Lines dei Queens of the Stone Age ad esempio fu stampato erroneamente sul disco di Gordy, cantautrice australiana. Dando vita così a curiosi mix musicali. Che probabilmente, anche agli artisti stessi, avranno strappato un sorriso e,